Ben ritrovati. Al termine di una giornata piena di fatica, piena di interrogativi, di dubbi, Gesù cala l'asso. Volete andarvene anche voi? Dice alle persone a lui più vicine, ai suoi apostoli, a coloro che lo seguivano da qualche tempo. Non vi soddisfo? La mia parola non trova in voi una concordanza? La mia parola vi sembra lontana dall'oggi, vecchia, antica, senza un aggancio con la vostra vita e la vostra realtà? Siete profondamente liberi, potete andare anche voi. Potete continuare il vostro cammino come meglio credete, potete percorrere le vostre strade, potete rincorrere le vostre certezze, le vostre illusioni, potete continuare ad essere marinai senza bussola, maestri senza cattedra, intellettuali senza pensiero, siete liberissimi, potete compiere la vostra scelta, quella che meglio credete. Di fronte a questo interrogativo, volete andarvene anche voi, duro, tagliente, in molti se ne vanno, in molti decidono di abbandonarlo, di arrendersi. C'è però un gruppo che continua a stargli accanto. Anzi, qualcuno in questo gruppo pronuncia una frase meravigliosa. Dove andremo, Signore? Tu ci stai insegnando quotidianamente qual è il senso della nostra esistenza, il senso della nostra vita, quali sono i valori che contano, qual è la prospettiva da tenere viva in ciascuno di noi, dove possiamo andare diversamente che con te. Lo stesso interrogativo credo si rivolga anche oggi a ciascuno di noi. Volete restare, continuare? Volete che assieme facciamo un ulteriore tratto di strada? Oppure volete andarvene? Come allora anche oggi occorre coraggio, occorre credere, occorre avere fiducia nella sua parola e nella sua persona. Lui, d'altro canto, non ci ha mai tradito. Grazie che mi avete ascoltato.